Come potete vedere, la paziente è già nel cilindro. A questo punto la testa sporge completamente dal cilindro, questo per evitare fenomeni di claustrofobia. Ora io metto in azione la macchina che per il primo test dà un tempo di un minuto fino a un minuto e mezzo. Gloria, come va? Benissimo. Già 30 secondi sono passati. Molto bello, molto rinfrescante. Mancano solo 44 secondi, ce la fa? Bene, bravo. Finito il trattamento della crioterapia, la paziente sale su questo apparecchio che è una bici cavallo per riattivare la circolazione superficiale e profonda. In questo modo il miracolo è già avvenuto perché la vasocostrizione della crioterapia nel cilindro ha determinato un potenziamento della circolazione interna con un effetto di accelerazione dei processi metabolici, disintossicazione e quindi eliminazione di tutti i radicali liberi. Quali sono le sue impressioni dopo il primo trattamento? Allora, devo dire che all'inizio ho provato una sensazione di freddo, ma che in realtà man mano si è subito affievolita. Dopodiché mi è rimasta una sensazione generale di benessere, di totale relax, e devo confessare che addirittura tutta la stanchezza e l'affaticamento generale della giornata del lavoro odierno è passato. Molto bene, e soprattutto lei vedrà che questa sera potrà riposare molto meglio perché avrà un sonno più facile, più lungo, e domani aprirà la sua giornata con una energia migliore. Bene, la ringrazio, professore.